So here we were, miles up the Tietê River, looking for what we did not know. Max. You listening? Max! So like I was saying, I think they're a group called the Crachapre. Why'd you tell me they were called the CS? They are. I mean, Fabiana. She was kidnapped by the CS. The guys that crashed our little party at the stadium, they were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were gonna be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. Just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know there's a harbor about a half a mile up? She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, we wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long I'd forgotten what year it was. Max, quit your daydreaming. This is it. It's over there. I cut the engine. Glide in. Don't go anywhere. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Ciroscia. Come promesso siamo tornati con Max Payne 3. Vi chiedo scusa se è passato tanto tempo dall'ultima puntata, ma come sapete ragazzi è una questione tempistica, c'è sempre da registrare, editare e bla bla bla. Però vi ho detto che lo portiamo avanti e lo terminiamo. Comunque vi chiedo anche scusa per questa voce ragazzi, ho tipo un po' di tracheite, cioè ho tipo una gola gigantesca. Quindi ringraziate Ambra perché me l'ha attaccata. Fatto sta ragazzi che riprendiamo con Max Payne, con un look veramente molto gaggio. Stiamo qui in una sorta di palude lungo il fiume dove il comando sombra si rintana come sede operativa. Siamo ancora sulle tracce di Fabiana, la moglie del capo, che non siamo riusciti a proteggerla in nessun modo a 360 gradi. Here I was, some hopped up gringo a long way from home, making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way, or what would happen to that girl I was supposed to protect. Eh già ragazzi, perché in realtà non sappiamo se Fabiana è ancora viva, è morta, sappiamo solamente che... A bullet sometimes work as well as a key. Eh già, e allora apriamo quella porta con un proiettile. Sarà difficilissimo, ragazzi, portare avanti questa puntata perché sto veramente male. And as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. Sì, non è che ti senti responsabile. In qualche modo lo sei, visto che sei sempre stato ubriaco, Max. Però noi ragazzi vogliamo bene a Max, ci piace così e vabbè. Fatto sta ragazzi che noi sappiamo solamente che i soldi sono andati via, ce l'hanno fregati allo stadio, Fabiana ce l'hanno fregata in discoteca e adesso vediamo sul fiume che succederà. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns. Cerchiamo di farli fuori senza farci beccare.
Che è un po' difficile. Minchia, ci ha visto subito quello. Che è? Occhi di falco. Vabbè, ci hanno beccato. Evviva. Forse dovevamo aspettare, ragazzi, che ci venivano un po' più vicino. Vabbè, ma non ci importa, noi siamo dei men of action, degli uomini d'azione. Stavo dicendo action man. Lo vedevate action man, ragazzi? Magari, probabilmente no. Però è stato uno che era un cartone. Rubbing them out as I went along. Quando io ero bambino, ragazzi, Action Man andava come il pane. Tipo tutti col pupazzetto d'Action Man. Che era un tizio, ragazzi. Cioè, il cartone era cartone, ok, ma all'inizio e alla fine c'era l'attore che faceva tipo la morale, no? Col dito alzato. Ragazzi, dovete fare questo. Non dovete fare quest'altro. Grande Action Man. Che combatteva contro il dottor X. Seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Già, dobbiamo trovarla, ragazzi, oppure li riporteremo tipo gli hamburger di Fabiana. Oi! Dani, sei là? Sei un cigarro? Un sigaro. Questi ragazzi, facciamoli fuori. Vabbè, dobbiamo andare a recuperare Fabiana. No, perché hai rotto il vetro? Gli devi sparare subito. No, abbiamo perso l'effetto sorpresa. Mo arriveranno gli squadroni della morte. Eccoli va. Caraio. Vabbè, uccidiamoli tutti, ragazzi. E poi, ecco, vedete, queste sono sempre io che faccio supposizioni che non servono, visto che stiamo giocando a un gioco e dobbiamo sospendere la realtà. Però, se ci pensate bene, noi adesso la possiamo pure salvare, Fabiana, è giusto che la salviamo. Ma in che condizioni la riporteremo a casa? Non tanto dal punto di vista... prendiamoci sta revolver. Dal punto di vista fisico, perché abbiamo visto che sta a pezzi proprio. Ma proprio dal punto di vista... I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Oh! Oddio! Li ho sgamati! Stavano giocando, eh? Vedi? Dovete lavorare, per che cosa vi paga il signor Ombra? No, il signor Sombra. Vabbè, fatto sta, ragazzi, in che condizione psicologica la... guarda qua, ragazzi, il vero Bru in azione. Cioè, ce la riprendiamo, veramente. Ma proprio una persona che subisce queste angherie così viene rapita, insomma, no? Poi abusata, perché cacchio, stai in una condizione pietosa. Oh, Cristina d'Avena, uccidiamoli, sennò moriremo. Ti sparo in bocca, puh. E sta buono. Guardalo. Caraglio. Insomma, ragazzi, è pure da valutare questa cosa. Questa è una cosa che va bene nel gioco, sti cazzi. Però nella realtà, persone che subiscono appunto questo tipo di abusi e poi hanno comunque... è difficile che si riprendano a livello psicologico. Devono fare tutto un lungo percorso. E non muore, guardalo, eh. Vabbè, raga, questa è l'influenza di Ambra, che... influenza in tutti i casi, perché, cioè, se sto così, ragazzi, come ho detto, lo dobbiamo a Ambra. È un problema, effettivamente. Mo mi comincerò tipo a bombardare di medicine. Intanto bombardiamo sti tizi. Quello voleva sfuggire al nostro controllo. Vai, Max, uccidili. Che se poi, ragazzi, ecco, voglio dare un momento una cosa che, di cui non so sicuro. Però mi è stata detta che comunque in Brasile, no? Sapete che negli ultimi anni è stato uno dei paesi in forte crescita dal punto di vista economico, no? Pure se alla fin fine c'è sempre quel divario ricco-povero marcato, marcatissimo. Uno dei paesi in cui questo divario è più alto, no? Però, non so perché, una cosa mi ha stupito. Una persona che... non può essere che non mi ha detto una cazzata, però io ve la dico lo stesso. La persona che è stata in Brasile per un po' di tempo mi ha raccontato che in realtà lì in Brasile fanno una cosa strana. Che loro comprano quasi tutto a rate. Cioè, no, noi, insomma, a rate acquistiamo cose, penso, tipo le macchine. That was the chair that she had been held in. I had just missed them.
insomma, cose che mi pare che comprare qualcosa a rate deve superare tipo non mi ricordo €200 show starring Sao Paulo's favorite housewife. Probably thought it would grease the wheels with the ransom money, but it only made me want to shove the cash down their throats. Vabbè, insomma, she was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Ma infatti sbrigiamoci, raga. Ah, guardiamoci la TV. Magari ci rivediamo il filmato di come hanno picchiato Fabiana. Se solo l'hanno picchiata. Qua idade vem a dor. È dor di cabeça, dor di stomaco. No, era una pubblicità. Here we go again. E io un po' di dolce di stomaco ce l'ho in questo momento, ma. Ma diciamo che... No, ho sbagliato tasto. Sto, ragazzi, rincoglionito, ve lo dico, perché è mattina. Ma sto doppiamente rincoglionito dal fatto che sto giocando ben tre giochi contemporaneamente, che sono Max Payne e Wolfenstein per la serie sul canale. E... come si chiama? E Halo per cavoli miei. Quindi c'ho tutti i tasti, una confusione incredibile in testa. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Eh già, tristemente è vero. La cosa ancora più triste è che comunque lui di donne morte tra le braccia se ne intende. No, forse devo sparare alla tanica di benzina. Vai Max, uccidili tutti. Ricordo, ragazzi, che la prima volta che l'ho... la prima volta che l'ho giocato questo pezzo... Mortacci di te. Questo pezzo li ho uccisi tutti con quel salto. Me lo ricordo perché mi pare che fosse tipo un trofeo da sbloccare. Se facevi quella cosa. Vabbè, non sono stato così pro anche questa volta. Però vabbè, chi se ne frega, ragazzi. Non ci importa. Ucciderli tutti, ucciderli. Bisogna sparare qui. Caraglio. Muy dolor. Vabbè, insomma, per completare quello che dicevo prima, acquistano un sacco di cose a rate. E sta cosa non è bene. Tipo le scarpe a rate. Vabbè. Paese che vai, usanze che trovi. Vedete, dovevamo far esplodere forse quella cosa. Li mettevamo tutti in preallarme. E poi gli sparavacchiamo tutti i nostri proiettili addosso. Comunque dai, andiamo avanti. Io però, se fossi il signor Branco, mi affiderei anche alle forze dell'ordine, cioè. Noi siamo dei poliziotti privati e... cioè, dovresti vederlo, siamo ubriachi dalla mattina alla sera, ma gli puoi affidare. I was in a cocaine factory, but I'd stick to the... It seems Serrano's boys had targeted the entire Branco family and didn't give a shit which one they pinched. Ecco. Sbadiglia a go-go per me. Proprio quello che ho detto, cioè. I opened the door to the next circle of this low rent hell. Anche se c'è da dire, ragazzi, che Max Payne nella sua vita precedente, prima di cadere in questo turbinio di emozioni, di feels, dovute, ve lo ricordo, alla morte della figlia e della moglie e a tutto quello che ha comunque dovuto passare, perché anche nel secondo, ragazzi, è tipo un gioco di potere, di gente che lo rincorre, bla bla bla. Che poi contestualmente... Oddio, chi mi ha sparato? Ok, sei te. Non respiro. Cioè, gli ho colpito la spalla e l'ha trafitto la faccia. Vabbè, insomma, era uno dei poliziotti migliori della divisione di New York. Mi chiamo Sandra Marchigiano, vengo da New York e sto contento per fare sta sfilata. Ragazzi, il trash. Cercate Sandra Marchigiano. Anzi, Sandra Marchigiano. Oh, un nuovo fucilozzo, attenzione. Battaglione. Oh, cerchiamo di farlo nella maniera più pulita possibile, senza movive da coglioni come prima, eh. Tirate fuori la testa, figli di... no. Sfiga di Max. Oh, questo volevo fare.
Dopo ho preso al volo mentre passava, tatac. E adesso non saremo qui a fare i passivi, siamo attivi noi e li andiamo a prendere coi figli di puttana. Ragazzi, non oso, veramente non oso risentire sto video perché, cioè, con sta voce penso che sarà tipo lo schifo. Siete morti, figli di puttana! Venite da qui, a morire. Comando sombra, siete tutti morti. Proprio meno. Samir, siamo tornati, mother and father. I haven't seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following the trail of her fingers. Ah. Beh, effettivamente. Ma poi perché, ragazzi, ce la dobbiamo riprendere, Fabiana? Ma che se ne importa? Tanto se Branco la evita, cioè era solo la sua moglie trofeo, no? Cazzo ce ne? Ma lasciala lì. Comunque, dai, Max. La cosa che mi è sempre piaciuta di questo gioco, ragazzi, è che... keep on going across the docks. Beh già, attiva la passerella. E che cambia vestito a ogni missione. There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. Ti tocca, Max. Ragazzi, dobbiamo andare ad attraversare la passerella. Ormai siamo veramente vicinissimi a Fabiana. Io però direi che per questa puntata possa essere tutto. Scusate la voce, ragazzi. Comunque, termineremo, porteremo a termine anche Max Payne, come avevo promesso. Io vi do appuntamento ai prossimi video. Mi raccomando, lasciate un sacco di mi piace per questa serie, ragazzi, perché sapete che la sua continuazione dipende solo da voi. Un saluto a tutti da Max Show. Mi raccomando, fatemi sapere che ne pensate. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.